Ciao a tutti ragazzi e bentrovati con un nuovo cast. Siamo in arena, vi porto un video di arena su Hearthstone. Per l'appunto do una veloce occhiata al mio mazzo che non è dei più bellini. Siamo con ladro, classe che so usare ancora meno, quindi questa arena la vedo molto male, ma abbiamo fatto un'arena precedente che è stata devastante. Quindi vi consiglio di andare a vedere i video di arena precedenti che sono stati devastanti, e video di StarCraft dove c'è stato un Kushni tornato di prepotenza sul canale. Allora, togliamo tutto tranne l'inseguitore Branklin. Maestro Giostrante, il veleno mortale, il Curabot corrotto che può fare male in arena. In arena può fare male. Noi rampiamo il Branklin. Poi possiamo fare pugnali se non peschiamo nulla. Io ho il ventilatore a 1, è abbastanza vicino, devo dire. Potrei anche spostarlo un attimo, però non si dovrebbe sentire nel microfono. Almeno ho fatto le prove, le altre volte non si sentiva, quindi ci può stare. Teniamoci la lama e per il resto lo attacchiamo nella faccia col nostro bellissimo inseguitore Brankly. Abbiamo un turno 3, turno 4, turno 5, turno 6, quindi andiamo abbastanza bene per il momento. Ok, questo lo possiamo tradare abbastanza tranquillamente. Stavo pensando. Ok, non penso perché questa è ottima. Giocherò lì per farlo avere in cambio. Cambio arma. Vabbè, schiamo lui. Stiamo bene in curva. Tanto se abbiamo un sacco di carte, questo lo possiamo tenere anche più in là. Questo mette più presenza comunque. Un 4-3 rispetto ad un 2-3. Comunque da me è preferito. A questo punto posso tradarmi tutti e due o tenermi questo e fare veleno mortale. Si sta anche fare veleno mortale per me. Fare così, fare così, fare così, fare così. Sì, va bene. Questo metterlo giù non è male. Se butta giù qualcosa di molto pericoloso che lo posso togliere. Certo, un turbine mi dà abbastanza fastidio. Una carta del guerriero che comunque quando entra fa un danno a tutti. Tipo il goal di Gesù Cristo. Può essere abbastanza un problema. Ho spostato un po' il microfono, era giù, ecco. Pari del diavolo spuntano le corna, gol di prepotenza, benissimo, due danni a servitori casuali, ok. Sono tentato molto in questo momento di giocare lui. E probabilmente questo è il momento migliore, perché appunto l'avversario, anche se te lo toglie, non si rigenera di così tanta salute. E se invece fa due attacchi, te lo sei comunque ben ripagato. Ok, ora c'è da decidere se andare faccia o meno. Questo è un 3-7, cura, mette armatura, fa un sacco di cose brutte. Io lo utilizzerei per tradare in questo momento. Provare nella giostra. Se riusciamo a vincerla, porca puttana. Niente da fare, altrimenti se l'avessimo vinta sarebbe stata una buona situazione. Questo 3-7 che cura e mette armatura non mi piace per niente. Con un guerriero che sta barricando dietro. Più due attacco e carica, attenzione. Faccia, ok. Ci sta la faccia. Io lo uso per tradare adesso. Oppure lo tolgo con questo, utilizzando lui tipo 4, 3, 7. Non mi dispiace. Vabbè, però aspetta, prima è meglio attaccare con lui, almeno mi rimane vivo. Tac. Tac. Potrei fargli di nuovo male a questo. O riprendermelo in mano, perché dopo sarebbero 4 mostri giù. Può
avere anche un tecnocontrollore, lo stronzo. Mi rischio il tecnocontrollore. Ah, mannazza, non avevo visto che non potevo risocarlo. Ah, mannazza, ora sarebbe stato meglio riprendere in mano lui. Non avevo guardato per niente il mana. Guardate sempre che ore sono. Non ho scuse, è la verità. Però ho fatto una cappellata in questo momento. Gesù Cristo, sti errori stupidi in arena. Vabbè, vediamo un po' lui cosa vuole fare. Se si cura, non è che mi dispiace tantissimo. Certo, se me lo lascia, sono più contento come cosa. Brutto questo. Orribile. Orribilante, trado io. 5-4, soluzione migliore. Pam pam, ok. A questo punto giochiamo lei. Questo, e a questo punto lo posso anche giocare o tenermelo. Me lo tengo per utilizzare al meglio il suo potere, dato che comunque me lo sono ripreso in mano, ci sta ad utilizzarlo al meglio. Lo Sputefango e il Berserker. C'ha delle carte veramente stronze sto qua. Allora, mi prendo il carica. Trado qua. Faccio due danni a questo. Sparo lui che non mi muore. Sparo la melma che mi muore. Cambio coltello in scioltezza. Mi riprendo in mano il carico, mi riprendo in mano lui. Lui lo pagherei 7, cioè lo ripagherei di nuovo 3, però sta cosa di fare due danni è più o meno come la sua. Mi riprenderei in mano il carico io in questo momento. Esatto. Aveva comunque stat migliori giù, quindi può far meglio sulla board. Un altro Sputofango, lui sta proprio barricando dietro. Orribile questa lama oscura, mamma mia che schifo. Se vittoria infese tanto che non c'è adiacenti, se lo faccio su di lui, tac tac, e poi trado. Beh, comunque lo devo fare. Lo devo fare. Pam pam, onestissimo, questo. Mi riporto giù il carica. Il carica trada. Mi prendo il danno. Io sarei per non prenderlo perché siamo un po' bassi. Tac tac. Può avere un sacco di robe brutte, però dobbiamo rischiare. Attacco, tanto posso cambiarmi l'arma con una carta pescata. Siamo in top deck, brutta situazione. Se lui ha una rissa ci fa un male cane. Ecco, anche il segatronchi non è che mi faccia tantissimo piacere. Sacerdotessa di Elune. Potrei prendere una carta così brutta nella tua vita? Vabbè. Che schifo la situazione, che giovani. Allora, questo qua. Questo qua. Oh, lei la posso anche rimandare in mano. Spende comunque 6. Ci sta, mi piace abbastanza come cosa. Attacco faccia. Mi rifaccio l'arma. E vabbè. Se rigioca sacerdotessa di Elune, va bene. Ha sprecato 6 mana per quello che mi riguarda. Glielo trado con la pedina da 1 che è regalata. Così non mi piglio neanche i danni. Sì, va bene. Questa mi piace di meno. Bella giocata comunque sta facendo sto guerriero. Partita abbastanza vincente comunque. Ci dobbiamo togliere questo e togliere anche questo. Sì. È la cosa. O usare me. Ci può stare anche usare me in questo caso. Fare pam pam. Pam pam. Così mi tengo lei, questo, il gigante del gelo che è un bel pezzo in questo momento. Il problema è che lui in queste tre carte ha sicuramente delle removal. Può avere un'esecuzione e non aver da attivarla. Ci
Ci può stare come cosa. Difficilmente cosa altro può avere? La bestia. Non è male. Il voodoo. Ok. La bestia. Ha avuto anche una leggendaria. Ha preso la bestia. È una situazione critica, ragazzo. Fare bomber qui. Boh, non mi piace. Preferisco fare lui. Fare questo. Prendermi il mio bel pezzo 3 e spararlo faccia lui. Il bomber in questo caso non è una gran scelta. Come tempo mi piace molto il bomber. In questa situazione mi schifa un po'. Ora posso tradare la mia insegnante violacea se non ho di meglio da fare. Direi che l'insegnante Violazza ha fatto il suo tempo. E a questo punto possiamo anche fare bomber. Lui, tacco, tacco, cambio. Porca troia. Cioè, ragazzi, rendetevi conto. Se ora lui prende un urlo atroce, mio a me lo spacca in faccia e vince easy la partita. Speriamo non nel suo top deck micidiale. Comunque, con due carte. Ho giù tre pezzi che fanno abbastanza ridere. Ok, lui stacca sempre armatura. Non abbiamo modo per fermarlo. Mi ripiglio danni in faccia. Non so proprio voglia di prendermi danni in faccia, però c'è poco da fare. Trado il bomber. Io questo. Tac, tac. Siamo a 3. Siamo veramente bassi in questa situazione. E il top deck non è che ci sta dando una mano incredibile. Lui comunque, essendo warrior, stacca armatura. Sta cosa gli fa molto comodo a lui. Pestapaludi non mi preoccupa. Stacca armatura. Ok. Non siamo morti, però. Voi che in queste 9 carte non hanno finisher per farci questi danni. Lui ci dà una mano in questo momento. Non posso permettermi di fare una giocata del genere. Però lui ci può servire. Io traderei lui. Traderei lui, tac. Ok, 17, inizia a essere raggiungibile anche lui. 3 danni sono veramente pochi, li può fare con un 3 danni pesca una carta, sarebbe veramente una beffa. Uff, silenzio sul taunt. Mi piaceva di più averlo quel taunt che non averlo, va bene uguale. Che schifo, ho la lama scura anch'io, che brutta roba. Siamo attaccati a questo game con le unghie e con i denti. Ho anche sbagliato relativamente, perché comunque essendo in top deck posso rifarmi sempre l'arma. Però la cosa giusta era attaccare con l'arma di prima e poi rifarla. Ok, cavaliere mana d'argento 4, 6, 7, 8, 10, 12. Dobbiamo continuare a giocare safe. Tradiamo qua. Tradiamo qua. Tradiamo qua. Bello. Tradiamo qua. Tradiamo qua. Rifaccio l'arma. A 8. Noi siamo ancora a 3. Non abbiamo un taunt. Non abbiamo niente. Lui può andare a 10. Noi abbiamo 5, 6, 7, 8, 9 danni in questo momento. Quindi non potremmo vincere. Oh mio Dio, errore onirico. Oh mio Dio, orrore onirico, 10 di vita. Ma noi vinciamo incredibilmente. Noi vinciamo incredibilmente. Non posso neanche attivarla di più. Ma dovrebbe bastare se i miei calcoli sono esatti. Esatto, non c'è bisogno neanche che io attacchi. E vinciamo questa partita, ragazzi. Una sofferenza veramente immane. Ho fatto in questa partita. Ma perfetto, abbiamo vinto 1-1. Ci crediamo più o meno. Io ragazzi vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale se vi piacciono i video, noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi!